Buongiorno ragazzi, ben ritrovati per le nostre lezioni. Continuiamo oggi a presentare la storia di Abramo. La volta scorsa avevamo detto che Dio volle dare avvio a un'alleanza che portasse gradualmente all'arrivo del Messia. Oggi parliamo dei figli di Abramo invece. Dio aveva promesso ad Abramo una discendenza, ma siccome Sara, che era sua moglie, era sterile, allora Abramo pensò di fare in un altro modo per poter avverare le promesse di Dio. Così, come era consuetudine del suo tempo, concepì un figlio con la schiava della moglie, che si chiamava Agar ed era di origine egiziana. L'idea era quello di dare alla luce questo figlio e poi di adottarlo in modo che fosse come se fosse stato della moglie. Nasce così Ismaele, che è un nome che significa Dio ascolta. Tuttavia emerge una forte gelosia tra Sara e Agar, la sua schiava, a causa del figlio, perché Agar si considerava più bella, più desiderabile della moglie, e la moglie pativa per questa sorta di preferenza che sembrava che Abramo riservasse alla schiava Agar. Allora che cosa succede? Succede che Abramo decide di allontanare sia Agar che il proprio figlio Ismaele e li manda nel deserto. Secondo la tradizione, da Ismaele nascerà il popolo degli arabi. In seguito avviene quello che è definito l'episodio delle querce di Mamre. Succede che ad Abramo vanno incontro tre uomini, tre personaggi misteriosi, che si presentano davanti alla sua tenda e si presentano come dei pellegrini, come dei viaggiatori. Abramo li invita ad entrare e offre loro da bere, offre loro dell'acqua per rinfrescarsi, per lavarsi e offre loro anche del cibo. Loro accettano volentieri queste offerte da parte di Abramo e nel ripartire annunciano a Sara che avrebbe avuto un figlio l'anno seguente. Sara era sterile, era anche molto anziana e a udire queste parole si mette a ridere. Tuttavia i tre personaggi non erano dei semplici uomini, erano degli angeli e in quanto angeli annunciavano quello che era la volontà di Dio che si doveva compiere su Abramo. La volontà di Dio era quella di dare una discendenza ad Abramo e questa discendenza era realizzata tramite questo figlio. Il figlio fu chiamato effettivamente un anno dopo Isacco, che significa risata, perché questo nome vuole ricordare quella che è stata la reazione che aveva avuto Sara quando aveva ascoltato le parole dei tre angeli alle querce di Mamre. E diciamo che questo figlio Isacco realizza effettivamente quella che è stata la promessa fatta da Dio ad Abramo di dare una discendenza. Possiamo fare anche una considerazione di natura teologica riguardo al figlio Isacco. La sua nascita è una nascita che ha del miracoloso, perché la madre, Sara, non poteva avere dei figli perché era sterile. Questa vicenda ci deve far pensare sicuramente anche alla nascita di Gesù. Anche nel suo caso noi ci troviamo di fronte a un evento miracoloso, una nascita miracolosa. Cioè Maria, che è vergine, concepisce ad opera dello Spirito Santo, non tramite l'intervento di un uomo. Allo stesso modo, sebbene diciamo così in una forma diversa, abbiamo Sara che non può avere dei figli e anche lei concepisce tramite un intervento divino. Qual è il significato di questi due episodi che sicuramente devono essere considerati come legati, quasi come se uno fosse, diciamo così, un'anticipazione dell'altro? L'interpretazione teologica è questa. Non dipende dalla volontà dell'uomo quello di avverare la decisione di Dio, quello di avverare la volontà divina di realizzare la propria alleanza e di realizzare la propria salvezza. Così non dipende da Abramo la volontà di mettere al mondo un figlio. Il figlio è stato promesso da Dio e quindi viene donato da Dio. Non è Ismaele quindi il figlio giusto, perché Ismaele è stato concepito in modo naturale, è frutto della volontà di Abramo di mettere al mondo un figlio.
Al contrario, Isacco non viene concepito in modo naturale, viene concepito perché Dio vuole che nasca, il che significa che questa alleanza che si fonderà sulla discendenza di Isacco è un'alleanza voluta direttamente da Dio. E quindi che il popolo che nascerà da Isacco e dai suoi eredi sarà un popolo voluto direttamente da Dio. Non è la volontà di Abramo a far nascere questa alleanza e questo popolo, ma è assolutamente la volontà pura di Dio. Allo stesso modo noi possiamo fare questo ragionamento anche nei confronti di Gesù. Gesù è il Messia che nasce dal popolo ebraico, quindi è molto collegato con quello che stiamo studiando riguardante la vicenda di Abramo ed Isacco. Sicuramente Abramo ha come figlio Isacco perché tra i suoi discendenti un giorno possa nascere Gesù, il Messia. Lo scopo per cui Dio sta facendo questa alleanza è quella di poter garantire l'arrivo del Messia un giorno sulla terra. Allo stesso modo di Isacco, però, infatti, il Messia non è deciso da un essere umano. Quindi non è la volontà di San Giuseppe o della Madonna di mettere al mondo un figlio, di avere un figlio, che fa essere giunto il momento di far nascere Gesù. Non ci sarebbe nulla di male, non ci sarebbe alcun tipo di peccato se Gesù fosse stato concepito in modo naturale da San Giuseppe e dalla Madonna, che erano marito e moglie. Il fatto è che però non sarebbe stata una piena volontà di Dio quella di inviare sulla terra il Messia, ma sarebbe stata una scelta umana, la scelta di due spose che decidono di fare un figlio. Al contrario, in questa nascita miracolosa, in questo concepimento virginale e spirituale che è quello di Gesù, noi abbiamo il fatto che è Dio che decide il momento e compie il miracolo di mandare il Messia. Tutta quanta la decisione è opera esclusivamente della volontà divina. C'è una collaborazione da parte umana. Infatti Dio ha chiesto alla Madonna il suo fiat, cioè ha chiesto un parere alla Madonna e la Madonna ha detto sia fatto secondo la tua volontà, fiat in latino. Questo è il ruolo che spetta, diciamo, all'umanità, quello di collaborare, quello di cooperare con la volontà divina, ma non quello di sostituirsi ad essa. Non è la Madonna che decide che è giunto il momento di mandare il Messia sulla terra. Questa è una volontà che spetta a Dio. La Madonna ha il compito di collaborare. E quindi vediamo come i due episodi, quello di Isacco e quello di Gesù, siano strettamente collegati da un punto di vista teologico. C'è un ultimo aspetto da considerare per quanto riguarda la vicenda di Isacco, prima di concludere la nostra lezione. Dio chiede anche ad Abramo, a un certo punto, di sacrificare suo figlio Isacco. Questo è un episodio molto particolare nella Bibbia perché si presta a molta interpretazione, è molto difficile questo passaggio perché Dio da un lato promette un figlio ad Abramo e poi gli chiede di ucciderlo. Qual è il senso di questa richiesta? Abramo sul subito non ha esitazione, lui pensa che Dio che gli chiede questa cosa sia simile agli dei dei cananei, quelli che chiedevano il sacrificio dei primogeniti. Infatti era usanza per quei popoli antichi quello di fare il sacrificio umano dei primi nati in modo da garantirsi la fertilità e poi gli altri figli che sarebbero nati sarebbero stati invece tenuti vivi. Abramo pensa che anche il nostro Dio abbia questa volontà e che quindi chieda di fare questo tipo di sacrificio. La cosa importante è considerare però il fatto che Abramo non dubita, cioè Abramo è disposto a fare questa cosa. Infatti dice la Bibbia che lui prende con sé il proprio figlio, che ha una dozzina d'anni, lo porta fin sopra al monte Moria e una volta che si trova sulla cima di questo monte
il figlio non capisce come mai non si portino dietro un animale per offrire sacrificio, ma comprende che, una volta giunti lì, comprende che è lui la vittima sacrificale. Il padre Abramo, pur col cuore pieno di dolore, lo stende sopra l'altare, fa per vibrare il colpo con il pugnale, ma viene fermato in quel momento dalla mano di un angelo che gli svela il fatto che in realtà Dio non voleva la morte di Isacco, ma soltanto mettere alla prova la fedeltà di Abramo. E fa trovare lì nei pressi di questo altare, costruito sopra la cima del monte, fa trovare un ariete, che è il maschio della pecora, con le corna imprigionate dentro un cespuglio. Quindi sacrificano questo ariete e ritornano a valle. Il significato di questo episodio è il seguente. Abramo sicuramente deve essere inteso come il personaggio con più fede nella Bibbia. Questo perché ha una fiducia infinita nei confronti di Dio. Quando Dio gli chiede una cosa, quando Dio gli promette una cosa, Abramo ha la certezza che Dio non mente e che non può tradirlo. Abramo ha sentito dire dalla voce di Dio che avrebbe avuto un figlio e che attraverso questo figlio sarebbe nata una discendenza. Quindi lui sa che questa promessa si compirà su Isacco. Ora, se Dio chiede la morte di Isacco, non può tradire quella che è stata la sua precedente parola. Dunque Abramo molto probabilmente ha anche fede nella resurrezione, perché pensa che se Dio non fermasse la sua mano, sicuramente ridarebbe la vita a Isacco una volta ucciso. Quindi questo è quello che noi possiamo intendere della fede di Abramo. Sicuramente poi bisogna anche dire questa cosa. In realtà questa richiesta che Dio ha fatto serviva ad Abramo più che a Dio. Dio sapeva quello che avrebbe fatto Abramo, ma Abramo doveva avere la certezza di sapere quello che stava per fare, cioè doveva mettere lui stesso alla prova la propria fede con se stesso, cioè doveva sapere fino a che punto si sarebbe effettivamente spinto. E con questo gesto lui sa che la propria determinazione nel seguire quello che è la parola di Dio era totale. Ora, io direi che possiamo concludere qui questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo la prossima volta. Ciao!